vedeva una piazza così. Sono qui appunto perché da quando abbiamo proiettato per iniziativa dei parlamentari 5 Stelle la trattativa Start Mafia in Parlamento, cioè l'unico posto dove andava proiettato, è scoppiato un caso, i cittadini in tutta Italia lo stanno ridistribuendo da soli, sia di 5 Stelle soprattutto, ma anche le Agende Rosse e molte altre associazioni, per cui sto girando l'Italia per quello che posso, per incontrare il pubblico e per discutere dopo il film, perché sicuramente c'è bisogno di parlare. Quindi sono stata qua invitata a parlare di trattativa Stato-mafia e legami con Mafia Capitale, ma vorrei dire qualcosa che mi sembra più importante, perché questa esperienza è molto profonda e mi sta insegnando tante cose che mi piacerebbe condividere. Innanzitutto, soprattutto agli inizi, la domanda che le persone che guardano il film, sconvolte dalle cose orribili che sono accadute in questo paese, che sono tutte impunite, anzi sono stati puniti soltanto quelli che si sono comportati in modo onesto, l'unica domanda che si fa è: ma come possiamo cambiare? La prima domanda che si fa, ma quella che si sente ancora più spesso è la riflessione: gli italiani non cambiano, gli italiani sono così, gli italiani resteranno sempre così, gli italiani non si muoveranno mai. Ora io spero di non dare una brutta notizia, ma dopo lunghe riflessioni ho scoperto che gli italiani siamo noi, che siamo noi quelli che potrebbero cambiare e non cambiano. Non cambiamo perché non siamo consapevoli del fatto che siamo noi più forti. Tutto quello che ci raccontano ci fa pensare che non contiamo nulla, ma la verità è un'altra. La verità è che il potere ce l'abbiamo noi, che siamo di più, che siamo anche più intelligenti e preparati e spesso anche più educati, non sempre ma spesso più educati, a giudicare da quello che apprendiamo dalle intercettazioni e dal comportamento di questi criminali che spesso ci governano. L'Italia non è stata sempre così, l'Italia è diventata così, soprattutto dopo la trattativa Stato-mafia.